Buonasera, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Milano Pavia News. Questa è l'edizione Milano, andiamo subito a vedere i titoli del nostro sommario. Sono 13 gli imputati nel processo per il maxi incendio della Torre dei Moro a Milano, avvenuto nell'agosto del 2021. L'accusa è di disastro colposo, la prima udienza è fissata per il 30 settembre. Fondi trasferiti senza trasparenza soprattutto ai comuni più vicini al centrodestra e l'attacco del PD al piano economico di Regione Lombardia per contrastare gli effetti del Covid, chiesti 4.000 accessi agli atti. Produzione di materiale pedopornografico e violenza sessuale sono le accuse che hanno portato all'arresto del conduttore radiofonico Andrea Piscina a Milano. Le vittime avevano tra i 9 e i 14 anni. Il Consiglio Comunale di Milano con una mozione riconosce ufficialmente lo Stato palestinese, bagarre in aula con voto contrario delle opposizioni, critiche dalla comunità ebraica milanese. Oggi 14 giugno è la giornata mondiale del donatore di sangue, un quarto di quello raccolto in tutta Italia arriva dalla Lombardia. Avis però lancia un appello, servono più donatori. Questi titoli della giornata, in apertura però una notizia che riguarda l'evasione di due detenuti dal carcere minorile Beccaria di Milano. Sarebbe avvenuto nel pomeriggio di venerdì attorno alle 3:30. Lo rende noto Gennarino De Fazio, che è segretario del sindacato di polizia penitenziaria. I due minorenni sarebbero riusciti a scappare scavalcando varie recinzioni e si pensa siano fuggiti raggiungendo una stazione della metropolitana. Ci sono ricerche in corso. Ovviamente vi daremo maggiori aggiornamenti nelle prossime edizioni del nostro telegiornale. Però adesso passiamo a parlare del processo per il maxi incendio alla Torre dei Moro, che partirà, lo avete sentito, il prossimo 30 settembre, alla sbarra 13 imputati che dovranno rispondere dell'accusa di disastro colposo. Per il maxi incendio della Torre dei Moro a Milano, grattacielo di 18 piani che prese fuoco il 29 agosto 2021 senza vittime, sono stati mandati a processo 13 imputati, tra cui i responsabili della società che hanno costruito l'edificio e committenti dell'azienda spagnola che ha prodotto i pannelli Larson. Pannelli usati nelle facciate a vela e che, stando alle indagini della PM Marina Petruzzella, erano altamente infiammabili. Lo ha deciso la GUP Ileana Ramundo, che ha fissato l'inizio del processo per disastro colposo per il 30 settembre. Stando alle indagini, il palazzo si sarebbe trasformato in una torcia a causa di un banale innesco accidentale. Questo sarebbe partito dal balcone dell'appartamento C del 15° piano, avrebbe poi provocato un incendio molto rapido che in pochi minuti ha avvolto l'intero edificio. Per la procura sarebbero stati commessi macroscopici vizi di progettazione ed esecuzione proprio nelle facciate, che avrebbero avuto pannelli altamente infiammabili privi di qualsivoglia etichettatura o certificazione di una valida classificazione al fuoco. Questi sarebbero stati scelti perché più convenienti, anche se non sarebbero mai stati omologati. Fortunatamente quel giorno non c'è stata alcuna vittima, sia perché era fine estate e molte famiglie erano fuori Milano, sia per la maestria dei vigili del fuoco che per la prontezza di alcuni inquilini si sono avvisati su WhatsApp. E infatti gli imputati andranno a processo proprio per disastro colposo. La prima udienza si svolgerà il 30 settembre 2024. La politica, il PD attacca Regione Lombardia per il piano Marshall, quello pensato per insomma, dare una mano alle imprese, ai comuni dopo la botta del Covid. E secondo il PD ci sarebbe stata una legge mancia con finanziamenti distribuiti soprattutto ai comuni più vicini al centrodestra. Periodo Covid, Regione Lombardia approva la legge 9 del 2020, un piano di ripresa economica per risollevare l'economia del territorio in crisi per la pandemia, un finanziamento che fu definito come il piano Marshall Lombardo, votato anche dalle opposizioni. Ora però, secondo il Partito Democratico, la distribuzione a pioggia e senza trasparenza dei finanziamenti ai comuni lombardi, per lo più vicini al centrodestra, ha trasformato il fondo da 4 miliardi, che poteva essere un'opportunità per la Lombardia, in una legge mancia, da qui la richiesta di 4.000 accessi agli atti per vederci chiaro. Di aver distribuito i soldi senza una chiara programmazione su grandi progetti e di averlo fatto senza bandi e ancora oggi di utilizzare le stesse risorse con un criterio che è più di vicinanza politica o di amicizia piuttosto che invece di programmazione. L'accusa che muove il Partito Democratico è che solo 700 milioni dei 4 miliardi del piano siano stati distribuiti ai comuni sulla
sulla base della fascia di popolazione. I restanti sono stati assegnati senza bandi né una chiara programmazione, ma solo attraverso la richiesta del singolo comune, votata poi attraverso ordini del giorno o delibera di giunta. Ciò ha portato al finanziamento di piccole opere come rotonde, marciapiedi, sistemazioni di tetti e riqualificazioni di piazze, che non hanno però un carattere né di crescita né di sviluppo. In più, secondo i democratici, alcuni progetti, di cui all'epoca non c'era nemmeno una programmazione, sono stati sostituiti da altri nel corso degli anni, senza però che i fondi venissero ritirati e messi a bando. Tutta la modalità di costruzione del finanziamento dietro alla legge 9 non prevedeva l'obbligo di avere dei progetti presenti, quindi noi vogliamo vederci chiaro, vogliamo capire chi ha fatto una progettazione dietro quelli che sono degli impegni di spesa e chi addirittura non l'ha fatta ad oggi, e quindi bisogna anche far pulizia di queste risorse e provare a utilizzarle in modo trasparente nell'interesse dei cittadini lombardi. Non è però d'accordo il presidente di Regione Lombardia, che difende il finanziamento che, secondo Fontana, ha contribuito anche lui ad aumentare il PIL regionale e in maniera sostanziale a far ripartire l'economia in un momento difficile. Torniamo sulla cronaca. Il conduttore radiofonico Andrea Piscina, 25 anni, è stato arrestato con le accuse di produzione di materiale pedopornografico e violenza sessuale. L'uomo avrebbe intrattenuto rapporti con bambini tra i 9 e i 14 anni. Sentiamo. Produzione di materiale pedopornografico e violenza sessuale, queste le accuse che hanno portato all'arresto del conduttore radiofonico Andrea Piscina, 25 anni. L'uomo conduceva un programma su RTL 102.5. Sui dispositivi dello speaker sarebbero state rintracciate oltre 1000 immagini e chat di contenuto pedopornografico. Il 25enne, stando alle indagini del PM Giovanni Tarzia e dell'Unità Investigazioni e Prevenzione, Nucleo Crimini Informatici e Telematici della Polizia Locale di Milano, avrebbe intrattenuto rapporti anche attraverso videochiamate con bambini tra i 9 e i 14 anni, adescati sul web fingendo di essere una ragazzina di nome Alessia. Una delle vittime, stando agli accertamenti, sarebbe stata agganciata da Piscina non sul web ma nella sua attività in una polisportiva. Da quanto si è saputo, Piscina era stato già perquisito dal nucleo specializzato della Polizia Locale nelle scorse settimane. Avrebbe cancellato poco prima tutte le chat e le videochiamate, ma gli investigatori sono riusciti a recuperare le immagini che hanno portato alle contestazioni dei reati. La madre di una delle vittime aveva già presentato una denuncia nell'estate del 2023. RTL 102.5 ha appreso con incredulità e sgomento la notizia dell'arresto di Andrea Piscina. La dirigenza non era a conoscenza dell'indagine in corso a Milano sullo speaker e ha deciso di sospendere in via cautelativa Andrea Piscina da ogni attività legata all'emittente, in attesa del lavoro della magistratura, in cui RTL 102.5 ripone piena fiducia. Lo ha comunicato l'emittente radiofonica a seguito dell'arresto dello speaker. Piscina si trova ora in carcere. Ha toccato anche Milano la maratona oratoria a staffetta per protestare contro l'emergenza carcere, una maratona organizzata dalle camere penali. I suicidi nelle carceri italiane dall'inizio dell'anno sono arrivati a quota 41. Fermare i suicidi in carcere, che dall'inizio dell'anno in Italia sono arrivati a 41, protestare contro le condizioni inumane dei detenuti, trovare una soluzione al sovraffollamento, rivendicare le inefficienze del sistema carcerario e sottolineare la mancanza di riforme e l'indifferenza della politica sono solo alcune delle ragioni che hanno portato le camere penali territoriali a dare il via in tutta Italia ad una maratona oratoria a staffetta. A Milano gli avvocati penalisti si sono trovati venerdì mattina sotto il tribunale, 5 minuti ciascuno, per parlare dell'emergenza carceri. Principale sovraffollamento: in questo momento abbiamo 61.500 detenuti a fronte di uno spazio teorico di 51.000, ma uno spazio reale di 47.000 posti detentivi, in strutture che sono in buona parte purtroppo costruite male, vecchie, fatiscenti, con strutture intollerabili per cui non ci sono in alcuni casi neppure le docce all'interno della camera di pernottamento, in qualche caso addirittura c'è il water all'interno della camera dove le persone devono dormire, questo è al di fuori di qualunque regola. C'è poi un problema serio di tipologia di popolazione detenuta, perché all'interno delle carceri in questo momento ci sono tantissime persone con disagio psichico, magari non con malattia psichiatrica, ma con disagio psichico, che non dovrebbero stare all'interno del carcere. Aumenta di giorno in giorno il sovraffollamento, che significa
impossibilità di assicurare un posto letto decente, impossibilità o quantomeno riduzione di tutti i servizi, dal servizio sanitario al servizio alimentare allo stesso servizio di sicurezza. Nelle carceri italiane inoltre il 61% dei detenuti è straniero, prevalentemente proviene da paesi poveri del sud del mondo. Il 30% sono tossicodipendenti. I reati più comuni per chi finisce dentro sono i reati contro il patrimonio, droga e contro la persona. Il livello di istruzione è assolutamente basso, gli analfabeti superano i laureati e a Milano il carcere di San Vittore è tra gli istituti penitenziari che più soffre del problema del sovraffollamento. La situazione milanese è complessa perché scontano purtroppo delle situazioni di sovraffollamento come le altre carceri italiane. Ovviamente c'è un senso di abnegazione da parte degli operatori, però servono più mediatori sociali, serve più vicinanza per i detenuti, serve più vicinanza per le detenute che sono il 4% della popolazione carceraria ma che hanno assolutamente delle problematiche da prendere in considerazione con grande urgenza. Da qui allora la necessità di intervenire contro il sovraffollamento. Noi crediamo che la cosa che dovrebbe essere fatta in questo momento è un provvedimento di amnistia e indulto generalizzato, perché il sistema non regge. Fino agli anni 90 i provvedimenti di amnistia e indulto sono stati costanti e hanno consentito di sfiatare un sistema che altrimenti diventa ipertrofico. Da 35 anni non ci sono provvedimenti di questo tipo. Il Consiglio Comunale di Milano ha riconosciuto con una mozione lo Stato della Palestina. In aula bagar con le opposizioni che votano in blocco contro il testo, ma proteste anche da parte della comunità ebraica milanese. 23 favorevoli, 11 contrari, nessuno astenuto, il Consiglio approva. Il Consiglio Comunale di Milano prende, non senza polemiche, posizione sulla questione israelo-palestinese. Con una mozione proposta dal consigliere dei Verdi Carlo Monguzzi, l'aula di Palazzo Marino ha impegnato l'amministrazione a fare sua e ad inoltrare al governo italiano la richiesta di riconoscimento dello Stato di Palestina come Stato sovrano e indipendente. Io spero che questa mozione venga presa per quello che è, una mozione per la pace. Lì abbiamo bisogno, come il pane, che si fermi questa roba assurda che poi uno lo chiama genocidio, uno lo chiama massacro. Inutile sottolineare che la mozione ha scatenato un acceso dibattito in aula con le opposizioni che hanno votato in blocco contro il testo. Noi dovremmo riconoscere uno Stato governato da dei terroristi che tengono in ostaggio dei cittadini israeliani e che continuano una guerra, che hanno iniziato una guerra il 7 di ottobre e che la continuano. E poi con quali confini? A favore del riconoscimento invece il Partito Democratico, che però ha tenuto a fare alcune precisazioni. Questo è un testo che va letto nella successione di atti di indirizzo espressi dal Consiglio, che ha cominciato a prendere una posizione netta, ferma, di condanna di Hamas e dell'attentato del 7 di ottobre. Non accetto quindi che si dica che c'è stata ambiguità, perché c'è stata grande attenzione ed equilibrio. Due i voti contrari anche all'interno della maggioranza, tra cui quello dell'ex Dem e oggi esponente di Azione, Daniele Naum. Qui il problema è che un riconoscimento unilaterale senza un quadro complessivo non ha prospettive sulla pace. Io sono a favore di una trattativa di pace, però qua il problema generale è che Hamas vuole la cancellazione e l'uccisione di tutti gli ebrei. Durissima anche la reazione della comunità ebraica milanese, il cui presidente Walker Megnagi ha affermato che il voto del Consiglio Comunale non vale nulla e che il testo è approdato in aula su spinta del sindaco Beppe Sala, reo, secondo Megnagi, di aver manifestato le sue posizioni solamente dopo le elezioni. Parliamo di sanità adesso e del progetto di Regione Lombardia di reclutare infermieri in Sud America per tamponare un po' le carenze di organico. L'assessore al welfare Guido Bertolaso ha spiegato che si conta di far arrivare appunto i primi infermieri già entro la fine dell'anno.
Era iniziata ai primi di aprile la missione dell'assessore al welfare Guido Bertolaso in Argentina e Paraguay con l'obiettivo di avviare una cooperazione con questi paesi per reclutare personale infermieristico, vista la grande carenza di queste figure che la Lombardia, come tutta l'Italia, stanno toccando con mano. Ora, dopo 2 mesi, arrivano le previsioni dell'arrivo effettivo di questi infermieri. Per l'assessore Bertolaso, entro la fine dell'anno potrebbero già essere inserite le prime figure. Stiamo aspettando di firmare il protocollo con il primo paese con il quale abbiamo di fatto chiuso gli accordi, che è il Paraguay, poi lo faremo anche con l'Argentina. Io spero entro la fine dell'anno di poter avere la prima presenza di infermieri e di tecnici arrivare da questi paesi. Li organizzeremo in modo che possano essere immediatamente impiegati nelle corsie dei nostri ospedali pubblici. Il personale infermieristico verrà così inserito dove c'è più carenza, ma soprattutto in base alle competenze specifiche di ogni singola figura, e l'assessore Bertolaso non esclude che l'esperimento possa anche essere esteso ai camici bianchi, soprattutto ai medici di famiglia, di cui c'è un grande bisogno. Noi ovviamente cercheremo adesso di utilizzarlo come esperti che arrivano da questi paesi del Latino America in questo momento, proprio per andarli a indirizzare in quelle che sono le strutture dove loro hanno una maggiore competenza. Oltretutto andremo anche a cercare altri tecnici. Sappiamo che ad esempio nell'ambito della radioterapia in questo momento abbiamo grosse difficoltà di poter reperire i tecnici, quindi allargheremo il nostro campo di azione. Non escludo anche che si possa fare ricorso pure ad alcune categorie di medici. Si parla tanto della carenza dei medici di famiglia. Davanti a Palazzo Marino a Milano la protesta di sindacati e residenti per la cessione di una parte del patrimonio immobiliare del Pio Albergo Trivulzio al fondo Invimit. La preoccupazione maggiore riguarda un possibile aumento delle rate d'affitto. Per centinaia di milanesi il 19 di giugno potrebbe essere una di quelle date da segnare sul calendario con un circoletto rosso, un rosso fatto essenzialmente di preoccupazione e potenzialmente di rabbia. Secondo i sindacati degli inquilini, infatti, sarà il 19 di giugno la data in cui si avvierà il conferimento della prima parte del patrimonio immobiliare del Pio Albergo Trivulzio al fondo Invimit. La preoccupazione principale di sindacati e inquilini riguarda innanzitutto un possibile rialzo dei canoni di affitto, ad oggi al di sotto dei livelli di mercato, che potrebbero portare successivamente a sfratti e eventualmente alla vendita di interi palazzi, anche di pregio, all'interno della città. Per questo abitanti e sindacati sono scesi in piazza sotto Palazzo Marino per chiedere al comune di prendersi carico del problema, essendo parte coinvolta nella gestione del Pio Albergo. Noi abbiamo sempre rivendicato, prima di tutto bisogna rinnovare gli accordi con i sindacati, perché è il valore dei canoni che ci preoccupa. Quello che noi siamo qui a chiedere oggi è sempre più al comune, che è una parte centrale in questo gioco politico, di attivarsi per far rinnovare il vecchio accordo sindacale scaduto e sospendere gli sfratti. Noi siamo molto preoccupati, il 19 arriverà la prima cessione. Queste sono le voci che stanno correndo, voci che non ci rendono sicuri né ci rendono tranquilli. Noi chiediamo innanzitutto che questa operazione si blocchi, perché questa operazione è avvenuta nella totale mancanza di confronto e rappresenta un elemento molto pericoloso, perché rischia di pregiudicare la permanenza dei nuclei familiari in questi stabili. Noi la prima cosa che chiediamo, quindi, certamente sono le garanzie, ma innanzitutto è bloccare questa operazione. Ciò che si chiede dunque è di bloccare l'intera operazione, ma al momento dal PAT il silenzio è di quelli tombali. Ormai sono mesi che abbiamo inquilini che hanno avuto proposte di rinnovo del contratto accettate, che però poi non sono state concretizzate perché è tutto fermo, e invece da quel punto di vista, malgrado tutta una serie di richieste sia su casi specifici e poi più generali di incontro, praticamente abbiamo avuto un silenzio totale da parte del PAT. Casa ciao, casa ciao, casa ciao, 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 oh Trivulzio, non mi schiacciare che non so dove andare. Oggi è la giornata mondiale del donatore di sangue, che si celebra ogni anno il 14 giugno. La Lombardia è una regione modello in Italia, ma dall'Avis arriva un appello per chiedere più donazioni.
Un quarto del sangue raccolto in tutta Italia proviene solo dalla Lombardia, dove i numeri dei donatori continuano a crescere. Nel 2023, infatti, rispetto all'anno precedente, la percentuale di chi ha scelto di donare è aumentata del 10,39%, ma ad oggi in Italia c'è ancora un 95% della popolazione attiva che non ha mai donato e, se da un lato in Lombardia si è raggiunta l'autosufficienza di sangue, ci sono ancora carenze riguardo alla donazione di plasma. Lo vogliamo fare incentivando la donazione di plasma, proprio perché da questo, per tramite della lavorazione di questo farmaco naturale, fuoriescono prodotti plasma derivati che oggi quello che viene lavorato per tramite della donazione gratuita volontaria anonima non è in grado di sostenere il sistema, tant'è che siamo carenti tra il 25 e il 30% di questi prodotti plasma derivati che andiamo ad acquistare sul mercato dietro dazione a pagamento di questo plasma, che avviene soprattutto, o meglio, unicamente negli stati extraeuropei. Raggiungere l'autosufficienza di sangue e plasma diventa così l'obiettivo da perseguire anche in occasione della Giornata Mondiale del Donatore, che si celebra ogni 14 giugno. L'importanza della donazione, purtroppo, troppo spesso la si percepisce solo quando si viene coinvolti di persona, ma è ciò che salva davvero la vita nel momento del bisogno, come ad esempio all'agente di polizia ferito alla stazione di Lambrate, che grazie a 107 sacche di sangue è potuto tornare a riabbracciare i propri cari. A ribadire l'importanza del gesto della donazione anche Federico Brembati, giovane donatore e volontario di 33 anni che ha iniziato a donare il sangue appena compiuta la maggiore età. Essere donatore oggi vuol dire chiaramente donare sangue, donare plasma, ma vuol dire innanzitutto donare del tempo per promuovere un messaggio. Il messaggio della donazione, che è un messaggio che la nostra società oggi più che mai ha bisogno, perché dobbiamo ricordarci che del tempo per la comunità dovremmo tutti saperlo trovare in questa società che è sempre più frenetica. A Milano la prossima settimana si terrà l'ultima tappa della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica, oggi davanti al Palazzo della Lombardia, in Piazza Città di Lombardia, un'esibizione davvero speciale. Si avvicina il tanto atteso appuntamento con l'ultima tappa del circuito internazionale di ginnastica ritmica. Dal 21 al 23 giugno, all'Unipol Forum, andrà in scena l'atto finale della World Cup 2024, con le farfalle della squadra azzurra e le nostre individualiste a rendere la competizione ancora di più interessante e lo spettacolo straordinario, in un'arena che preannuncia il sold out. La tappa italiana, per la seconda volta in scena a Milano, chiude il circuito della Coppa del Mondo 2024, ultimo step prima dei Giochi Olimpici di Parigi. Ma sono bravissime, uno sport che sta avendo sempre più successo sia tra pubblico che anche da un punto di vista di medaglie, perché il nostro paese sta ottenendo dei risultati veramente eccellenti e quindi sosteniamo, le stanno partendo per le Olimpiadi, speriamo che ci diano altre soddisfazioni. La Lombardia per loro è un po' un punto di riferimento, hanno ben 200 centri federali qui in regione, molte atlete vengono dalla nostra regione, quindi è qualcosa che qui è molto sentito e che contribuisce a tenere alto il nome di tutto il paese. Ancora una volta Regione Lombardia è protagonista nello sport. 21-23 giugno al Forum di Assago vedremo la World Cup di ginnastica ritmica, campionesse che vedremo danzare, ballare con talento, passione e dedizione. Le farfalle per noi sono un patrimonio prezioso per l'intero paese, ma non solo, rappresenta nel panorama internazionale sportivo veramente qualcosa di straordinario. Ancora una volta quindi Regione Lombardia affianca lo sport, affianca le ginnaste, ma affianca soprattutto la promozione dello sport per tutti i nostri piccoli grandi lombardi. A difendere i colori azzurri, oltre al team dell'Accademia di Desio, tra le individualiste i riflettori saranno puntati sulla vice campionessa d'Europa e del mondo, l'agente della Polizia di Stato Sofia Raffaeli, e sulla sua compagna la ginnastica Fabriano, il sesto aviere del gruppo sportivo di Vigna di Valle, Milena Baldassarri.
cosa si prova a gareggiare a Milano? Sarà un'emozione unica come l'anno scorso, sicuramente il palazzetto sarà pieno e non vedo l'ora di scendere in pedana con tutto il calore del pubblico. Sicuramente sono rimasti pochi impegni per questa stagione, c'è rimasta la Coppa del Mondo di Milano settimana prossima, dove spero di riuscire a portare tutto quello che ho fatto in palestra in queste settimane, e dopodiché ci saranno le Olimpiadi, che sarà la competizione più importante dopo questi 3 anni che sembrano lunghissimi, ma in realtà sono passati velocissimi, e quindi voglio godermi al meglio questa esperienza e godermi ogni attimo. È tutto per questa edizione del nostro TG, io vi lascio al meteo, poi c'è un po' di pubblicità e torniamo con l'edizione Pavia, tra poco.